Quando alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Franco Oppini inizia la propria carriera di comico nel 1971, a Verona, dopo essersi diplomato al liceo ginnasio statale Scipione Maffei, che frequenta assieme a Umberto Smaila, di cui è compagno di classe assieme a questi, Gerry Calà, Gianandrea Gazzola, Nini Salerno e Spray Mallabi, forma i Gatti di Vicolo Miracoli, da cui però fuoriesce immediatamente per rientrarvi poi nel 1974, dopo la fuoriuscita di Gazzola e della Mallabi. Rimane in pianta stabile nel gruppo fino al suo scioglimento, nel 1985, nella formazione a quattro più celebre, negli studi del talk show di Oggi è un altro giorno. Francesco Oppini ha approfittato dei microfoni per fare un appello doloroso che ha fatto calare il silenzio tra il pubblico. Un disperato Oppini, con indosso una maglia raffigurante il suo gatto, ha chiesto a chiunque abitasse nella sua zona di aiutarlo a ritrovare il suo gatto di 19 anni, che da diversi giorni risulta essere scomparso. L'ex Geffino ha paura che il suo gatto Peppino, visto l'avanzare dell'età, sia andato a nascondersi, per non dare un ulteriore dolore alla sua famiglia in quanto potrebbe essere arrivato alla fine. Ecco il suo straziante appello. In questo momento sono disperato perché il gatto mio e di mia madre che compirà 19 anni a maggio adesso è una settimana che non si trova più, quindi faccio un appello ulteriore per tutti quelli che possono seguire il programma e sono della zona di Milano. Io spero che non sia andato a cercare di dare meno fastidio alla famiglia. Sai, come sono i gatti quando credono di essere arrivati per dare meno fastidio se ne vanno.